oggi ci facciamo un giretto nel centro storico di Genova per scoprire le curiosità su alcuni nomi delle strade, dei vicoli di Genova, ma non solo. Passando da via Porta Soprana c'è un vicoletto che magari non avete mai notato, Vico delle Carabaghe, che anticamente si chiamava via delle Calabraghe, un nome curioso, vero? Pare che in questo vicolo vi fosse un bordello, una casa di appuntamenti, insomma, una via dove tenere lontani i bambini, e pare ci fosse anche un cartello che vietasse il transito ai bambini, da qui il nome Calabraghe. Nella realtà dei fatti non è così. In realtà l'origine del nome è molto meno malizioso e non ha niente a che vedere con le braghe da calare, ma con la difesa della vicina Porta Soprana. Infatti le calabragie erano delle macchine da guerra, una specie di catapulta che serviva per lanciare sassi di piccole dimensioni che venivano ricoverate appunto in questo vicolo. E allora Vico delle Carabaghe è aperta anche ai bambini, e chissà quanti bambini lo avranno percorso per raggiungere il vicolo alle mie spalle, che è Vico dei Castagna, che non è famoso per le castagne ma per il cioccolato di quel laboratorio con l'ingresso alle mie spalle, che dal 1866 ad oggi fa ancora uso di macchinari e stampi d'epoca ed è orgoglio per Genova. Thank you.
curiosità, abbiamo iniziato questo video partendo da Porta Soprana, ma percorrendo tutto il centro storico, arrivando quasi nei pressi del Porto Antico, c'è un'altra porta che forse è un po' meno conosciuta, ma perché è un po' meno visibile, addossata alle case. Si chiama Porta Sottana, ma è meglio conosciuta come Porta dei Vacca. È passato un autobus che sembrava un aeroplano. Chissà, si sentirà, si è sentito? Thank you.